Grazie Presidente, onorevoli colleghi, colleghe. Diversi sono stati negli anni gli interventi normativi a cui si deve fare riferimento quando si tratta del problema legato allo spettro autistico. Dal DPCM 23 aprile 2008 fino alla legge 18 agosto 2015 numero 134, a cui sono seguite la legge numero 112 2016 e il DPCM 12 gennaio 2017. L'incremento dei casi di disturbo dello spettro autistico osservato nell'ultimo decennio richiede tuttavia un atteggiamento consapevole che porti quanto prima ad un rapido e profondo processo di riorganizzazione dei servizi, in prima istanza di quelli sanitari per fornire una diagnosi precoce, un corretto inquadramento diagnostico, un sostegno alle famiglie, favorendo l'integrazione e il miglioramento della qualità della vita delle persone colpite dallo stesso. Conoscere i bisogni è essenziale per pianificare buoni sostegni con politiche sanitarie e risorse educative e sociali adeguate per sostenere i bambini e le famiglie che quotidianamente si confrontano con questa patologia. La legge 18 agosto 2015 numero 134 pone l'attenzione sugli interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone accanto agli aspetti diagnostico e riabilitativi. Segno sicuramente di un'aumentata consapevolezza del disturbo nella comunità e un miglioramento del livello di comprensione dell'impatto di questo problema nella società. L'ordine del giorno che oggi siamo chiamati a votare contiene importanti impegni ai quali il Governo sicuramente darà seguito, ma vorrei porre l'attenzione su uno di essi in particolare. Come spesso accade quando si tratta di patologie sanitarie, spesso ci si concentra sul soggetto colpito e la famiglia, in questo caso i genitori, passano in secondo piano. Un momento importante, unico, cercato, desiderato, diventa un percorso difficile, carico di sofferenza e spesso di solitudine. Dai più recenti studi sui percorsi di presa in carico dell'autismo emerge come i bisogni espressi non siano soltanto quelli connessi alla disabilità vissuta in prima persona, ma anche quelli dell'intero nucleo familiare che è impegnato costantemente sul versante dell'accudimento, dell'educazione, della socializzazione, esponendosi al rischio di vivere una condizione di isolamento sociale. I genitori, gravati del peso costante dell'impegno assistenziale, esprimono l'esigenza di ritagliarsi dello spazio per sé, per recuperare momenti da dedicare a se stessi, al rapporto di coppia, alla relazione con gli altri figli. Sono ancora poche le occasioni dedicate a questa specifica esigenza e la gestione del tempo libero dei bambini e ragazzi con disabilità nell'area dello spettro autistico spesso ricade solo sulla famiglia. La consapevolezza della complessità del fenomeno dell'autismo, con tutte le sue ricadute sulla tenuta del tessuto familiare e del tessuto sociale in cui essa vive, richiede un'azione di investimento importante da parte delle istituzioni del territorio, in stretto raccordo con le associazioni dei familiari. La famiglia è il primo ambiente sociale nel quale il bambino autistico si trova a crescere e nel quale ci si impegna a perseguire l'obiettivo di integrazione, anche attraverso attività di supporto e di formazione dei genitori. Aiutare il bambino autistico a sviluppare le sue abilità e i suoi interessi nell'ambiente domestico rappresenta il primo passo per sostenere il suo percorso di crescita e rappresenta al contempo il primo obiettivo su cui puntare per migliorare la qualità di vita propria e dell'intera famiglia. L'attività di supporto alla famiglia, la formazione dei genitori attraverso dei percorsi educativi, aiuta a gestire i livelli di stress, a sviluppare meccanismi di coping migliori che a loro volta permettono un ambiente domestico più sano e controllato. Il benessere del bambino e la sua educabilità sono imprescindibili dal benessere della famiglia in cui lo stesso è inserito. Desidero portare a conoscenza di tutti voi
Il progetto che si è voluto realizzare presso il distretto sociosanitario di Pieve di Soligo dell'azienda ULS numero 2 Marca Trevigiana, denominato Il Tempo Guadagnato. Come sindaci ci siamo interrogati se, al di là del supporto clinico e sanitario al soggetto affetto da disturbo autistico, potevamo sostenere le famiglie perché non si sentissero sole nell'accudimento dei bambini e ragazzi così speciali, e se si potesse creare attorno ai genitori una rete di supporto fattivo, una nuova forma di welfare sociale che vedesse le amministrazioni, le associazioni dei familiari, l'azienda sanitaria, le realtà produttive unite nella costruzione di un progetto che mettesse al centro le famiglie che al loro interno hanno questi ragazzi. L'idea, accolta da tutti i 28 comuni del distretto e dall'azienda sanitaria, ha visto il coinvolgimento delle associazioni ANFAS, Sinistra Piave, ANSA Treviso, Genitori della Nostra Famiglia, il supporto della Fondazione di Comunità della Sinistra Piave, il sostegno della Banca della Marca e della Regione del Veneto. Il progetto si è posto quale obiettivo generale quello di favorire l'inclusione sociale delle persone con autismo e delle loro famiglie nella comunità. In particolare, da una parte si è voluto offrire alle famiglie un tempo di sollievo, inteso come tempo guadagnato, per recuperare una relazione familiare, per sperimentare una graduale indipendenza relazionale dal legame tra genitori e figli, per contrastare la sensazione di solitudine delle famiglie. Dall'altra si è voluto offrire un tempo di preparazione delle giovani generazioni, cogliendo ogni occasione possibile di apprendimento e di integrazione attraverso il consolidamento di un sistema di collaborazioni con il volontariato giovanile, la scuola, i servizi pubblici e il privato del territorio. Sono state previste diverse proposte per le famiglie, dei pomeriggi in libertà rivolti ai genitori e ai bimbi dai 5 agli 11 anni, con l'obiettivo di offrire alle famiglie occasioni di sollievo e ai bambini pomeriggi di gioco per sviluppare abilità utili alla crescita. Dei percorsi educativi per le famiglie rivolte sempre ai genitori, con lo scopo di aiutare a gestire le difficoltà e a favorire un ambiente domestico più sereno. Dei pomeriggi e weekend per i ragazzi dei 18 anni per favorire l'autonomia e le relazioni interpersonali. L'attivazione e la preparazione di nuovi volontari a supporto delle azioni sostenute dal progetto. Un'esperienza che tutti i soggetti coinvolti si sono impegnati a portare avanti affinché diventino azioni strutturate e non interventi spot, per dare una risposta concreta alle famiglie e che possa essere un modello replicabile nel territorio. Nell'anticipare il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione, concludo dicendo che tutti gli impegni contenuti nell'ordine del giorno sono obiettivi fondamentali per garantire la miglior presa in carico delle persone affette da disturbo dello spettro autistico, e sono sicura che il governo saprà raggiungerli quanto prima, ma auspico che le famiglie vengano sempre più messe al centro dei vari interventi per far sentire meno soli queste mamme e questi papà.